Loro sono i primi interlocutori che un turista senza mezzo proprio trova quando arriva in città e quindi sono operatori turistici a tutti gli effetti. E noi che come fondazione cerchiamo di coinvolgere tutti gli attori del settore, abbiamo accettato di buon grado questa collaborazione con la cooperativa Taxi che ci renderà dei servizi ai turisti, renderà dei servizi alla città. La promozione turistica che viaggia anche sui taxi cittadini. È stato così presentato il nuovo mezzo acquisito dalla cooperativa Taxi Arezzo che va ad arricchire l'offerta dai trasporti cittadini. Il nuovo pulmino, 9 posti, che andrà a coprire tante richieste che abbiamo dai nostri turisti che arrivano in città sempre maggiormente, dal turismo sportivo che affascina sempre di più e affolla sempre di più i nostri campi sportivi, i nostri palazzetti, i ragazzi che devono andare a volte nelle discoteche, che chiedono dei mezzi più capienti, oltre che a trasportare i cittadini se vogliono andare fuori città senza nessun problema, in un'altra città o in un aeroporto il mezzo lo può fare. Fondamentale anche il supporto dell'imprenditoria aretina. Come società siamo sensibili a tutte quelle che sono le esigenze appunto della nostra città, anche perché c'è tanto fermento e quindi questo tipo di iniziativa che sostiene un qualcosa di utile è sicuramente apprezzato. Noi siamo vicini alla nostra città, amiamo la nostra città e partecipiamo volentieri ogni volta che ci sono iniziative di questo tipo. Nell'ambito dell'accordo, infine, la Fondazione Arezzo in Tour realizzerà materiali informativi che saranno utilizzati per brandizzare il veicolo, che così sarà esso stesso uno strumento di promozione turistica.